Invenzioni. Quando il primo uomo venne al mondo, lo trovò ancora vuoto. Andò in giro tutti intorno finché fu stanco. Allora pensò che mancava qualcosa. Una cosa che avesse quattro gambe su cui ci si potesse sedere. E inventò la sedia. Si sedette e guardò in lontananza. Fantastico, meraviglioso, in un certo senso non meraviglioso abbastanza. Mancava qualcosa, pensò, una cosa con quattro angoli sotto la quale si potessero allungare le gambe e appoggiare i gomiti. E inventò il tavolo. Allungò le gambe, appoggiò i gomiti. E guardò in lontananza. Meraviglioso. Ma in lontananza si sollevò lentamente un vento e assieme al vento arrivarono grosse nuvole scure. Cominciò a piovere. Per nulla meraviglioso. Mancava qualcosa, una cosa con un'altra cosa sopra che riparasse dal vento e dalla pioggia. E inventò la casa. Portò dentro il tavolo e la sedia, si sedette, allungò le gambe, appoggiò i gomiti e guardò la pioggia attraverso la finestra. Meraviglioso! Sotto la pioggia vide allora un altro uomo. Si avvicinava alla casa. Posso mettermi al riparo? Chiese l'altro uomo. Please, disse il primo. Prego. E mostrò all'altro tutto ciò che aveva scoperto: la sedia per sedersi, il tavolo per le gambe e i gomiti, la casa con quattro pareti e il tetto sopra per ripararsi dal vento e dalla pioggia, la porta per entrare e la finestra per guardare fuori. Quando l'altro uomo ebbe visto, sperimentato ed elogiato tutte le invenzioni, il primo chiese: E lei, caro vicino? L'altro tacque. Non aveva il coraggio di dire che lui aveva inventato il vento e la pioggia.